Ciao a tutti amici di Android Geek, eccoci qui finalmente a proporvi la video recensione del nuovo Nexus 5, ovvero il Google Phone che da quest'anno è in vendita anche in Italia su Play Store a un prezzo variabile tra i 349 e i 399 euro, questo a seconda se scegliete il modello a 16 oppure a 32 GB. Dal punto di vista di design si presenta molto minimale, accattivante, con angoli leggermente spigolosi che un pochino ci ricordano il Nexus 7 2013. A livello di costruzione è molto solido, abbiamo di fatto materiale in plastica, quindi un pochino più economici rispetto al predecessore, però è totalmente rivestito in uno strato gommato che fa sì che il grip sia veramente ottimo. Personalmente lo trovo anche molto più comodo, sicuro e maneggevole rispetto al Nexus 4 da tenere in mano. Poi dimensioni sono di 137x69.2, 8.6, 130 grammi il peso, e poi abbiamo il Gorilla Glass 3 che protegge lo schermo, quindi un prodotto molto ben costruito. Ad ogni modo, lo guardiamo un pochino meglio, vediamo come sul lato sinistro abbiamo il bilanciere volume, sulla parte inferiore porta micro USB, altoparlante, speaker, sulla parte destra pulsante per accendere e spegnere, lo slot per inserire il micro SIM, e quindi nella parte alta abbiamo jack a 3,5 e poi un secondo microfono che serve per ridurre, diciamo, rumori di sottofondo. Ups. Sul retro abbiamo una bellissima scritta Nexus, la fotocamera da 8 megapixel con flash LED autofocus, che quest'anno è affiancata anche da uno stabilizzatore ottico, che è molto utile per ridurre il rischio di fotomosse. Davanti abbiamo una camera da 1,3 megapixel, un altoparlante piuttosto caratteristico perché ha una forma rotonda, sensore di prossimità, di luminosità, mentre il LED di strada è posizionato qui in basso. Quindi uno schermo da 5 pollici, ovvero 4,95 FTP, Full HD basato su tecnologia IPS Plus, che fa del suo punto di forza sicuramente la definizione, perché ha comunque una densità di pixel pari a 445, la luminosità, quindi la leggibilità alla luce del sole, ma soprattutto la resa proprio dei colori, che è veramente molto naturale. Io vi faccio vedere ad esempio un video, questo è sempre dell'Xperia. E tenete conto che tra l'altro io non sto nemmeno con la luminosità al massimo, perché con la luminosità al massimo è un tantino, come dire, accecante, penso che si intuisca. Per quanto riguarda gli angoli visuali, sono molto buoni, devo dire che sono in linea quelli del Nexus 4, in generale con quelli con gli IPS, diciamo, di buon livello. Sotto la scocca abbiamo un chipset Qualcomm Snapdragon 800, ovvero la più potente piattaforma mobile attualmente sul mercato, con un processore quad core Crite 400 a quasi 2,3 GHz, DDR3 800 MHz, quantitativo da 2 GB, in configurazione dual channel, quindi prestazioni veramente super in qualsiasi caso. Si tratta di fatto di una sorta di punto di riferimento in ambito Android, cioè veramente ha una fluidità pazzesca. Per quanto riguarda la GPU, è un Adreno 330, le prestazioni sono praticamente doppie rispetto all'Adreno 320, mentre per quanto riguarda proprio il binomio CPU e RAM, possiamo dire che questo Snapdragon 800 è più veloce del circa 75% rispetto al precedente Snapdragon S4 Pro, che era quello del Nexus 4. Poi dal punto di vista hardware, rispetto al Nexus 4 guadagniamo anche la connettività 4G, quindi LTE. Abbiamo sempre il chip NFC. A tal proposito, Google ha implementato una funzione chiamata Touch and Pay, paga un tocco, io non tocco assolutamente niente. La memoria nel mio caso è da 32 GB, di cui 26,76 sono per installare l'applicazione e per farci un po' di tutto. Mi pare che nella versione da 16 ce ne sono, diciamo, libere circa 12. Poi è supportato l'USB host, quindi potrete collegare varie periferiche, però non in pendrive. Per far il pendrive dovete routare il telefono, quindi utilizzare un'applicazione come Stick Mount. Poi, per quanto riguarda invece la batteria, è molto interessante perché comunque ha una capacità di 2300 mAh, però devo dire la verità, si comporta veramente molto bene. Io sono 7-8, anzi 9 giorni che utilizzo intensamente Nexus 5, ho notato che una dozzina di ore giornaliere ve l'assicura tranquillamente. Addirittura ieri sono riuscito ad arrivare a 13 ore e 45 proprio di batteria, con circa 6 ore di schermo effettivamente attivo.
E ho fatto un uso molto intenso. Quindi una batteria si comporta molto bene. Diciamo che alla vigilia c'erano alcuni dubbi perché si diceva, ecco, Snapdragon è molto potente, lo schema Full HD, una 2300 mAh è sottodimensionata. Invece no, invece si è comportata molto bene. Certo, non è la batteria che vi porta il giorno e mezzo, vi fa fare 2 giornate, però diciamo che vi fa arrivare a sera, in tranquillità senza particolari noie. Dal punto di vista software, la novità è rappresentata da Android 4.4 KitKat, che tra le varie cose porta un cambiamento dell'aspetto grafico. Innanzitutto, infatti, abbiamo un ingrandimento delle icone e delle scritte, che a mio avviso è molto positivo, perché comunque fa sì che la leggibilità sia migliore. Poi sono state proprio eliminate le tonalità nere. Di fatto, come unica tonalità scura, abbiamo questa sorta di grigio scuro qui sul menu delle impostazioni. Per il resto, diciamo che abbiamo tanti bianchi, trasparenze, colori leggeri, chiari, quindi c'è stato proprio un cambio di stile e di aspetto un pochino in linea con, ad esempio, Google Now oppure con le ultime applicazioni di Google, perché abbiamo visto ad esempio nei mesi precedenti come ad esempio il Play Store sia stato rinnovato con scritte più grandi, icone, comunque immagini più grosse. Anche qui i colori sono molto leggerini, quindi ad esempio il bianco, il verdino e via dicendo. E quindi possiamo dire questo, che in pratica Google è partita da qualche mese a questa parte nel cambiare l'aspetto grafico, lo stile di queste applicazioni, e poi è arrivato in KitKat e ha uniformato il tutto a livello proprio di sistema. Vi faccio anche vedere magari un pochino di trasparenza. Vedete come ad esempio abbiamo la navbar oppure la status bar, che adesso sono trasparenti, così come anche il drawer, il menu della personalizzazione, quello dei widget. Quindi in pratica se un po' vi mettete a spulciare la varia interfaccia, schermate, sottoschermate, vedete che un po' tutto adesso tende al chiaro. Ad esempio, vedete anche l'ombreggiatura della cartella tende a essere piuttosto, diciamo, trasparente. Poi, quando noi andiamo ad aprire, tende a essere un tutto bianco, quindi colori molto leggeri. Insomma, a mio avviso è anche più bello rispetto al passato. Diciamo che anche la calibrazione del display, a mio avviso, è stata fatta proprio in modo tale da enfatizzare, diciamo, il nuovo cambiamento grafico. Per quanto riguarda la presentazione, abbiamo visto appunto che questo è il nuovo menu, ovvero abbiamo tutte le schermate nella parte, diciamo, centrale, poi abbiamo la possibilità di inserire ovviamente degli sfondi molto carini, tutti quanti praticamente inediti. L'unico live rimasto è Face Beam, che però adesso è rosso. Poi abbiamo la possibilità di inserire ovviamente i widget, sono di fatto gli stessi del passato, non ce ne sono di nuovi. Il menu delle impostazioni di Google Now. E poi, proprio per quanto riguarda le schermate, bisogna dire che in realtà, mano a mano che ci servirà spazio, lui aggiungerà automaticamente una schermata, quindi diciamo abbiamo la possibilità di schermate praticamente infinite. Scusate. Poi per quanto riguarda un'altra cosa molto interessante è il fatto di aver integrato in maniera più profonda Google Now, che adesso non è soltanto richiamabile così, ma anche con uno swipe laterale. Infatti ha proprio una sua schermata completamente dedicata. Le schede in pratica sono un pochino ridotte, ovvero almeno per noi italiani. Quello che ci chiede all'inizio è di rispondere a qualche domanda, dopodiché lui inizierà, diciamo, a farci vedere un pochino di schede, in base, insomma, ai nostri interessi e a quello che abbiamo risposto. Poi, mano a mano che noi facciamo delle ricerche, lui comincerà a capire magari che sono i nostri interessi e inizierà, diciamo, a proporci altre schede ulteriori. Poi andiamo a vedere anche qualche altra cosina, ad esempio come la possibilità di stampa cloud, ovvero praticamente ora in KitKat abbiamo anche integrata la possibilità di godere dei servizi stampa cloud, ad esempio con quello di HP, che ha proprio un servizio cloud apposito, è possibile sfruttarlo adesso sul nostro Nexus 5. Poi una cosa molto interessante, ovviamente la fotocamera.
che è migliorata parecchio dal punto di vista della qualità, non dal punto di vista dell'interfaccia. Purtroppo abbiamo sempre questa tipica interfaccia di Google, che purtroppo ci ritroviamo da Android 4.2 in poi. È veramente macchinosa e anti-intuitiva a mio avviso, però diciamo che ci permette di fare un po' le tipiche cose, di settare i megapixel, l'ISO, di scattare foto a 180 gradi, Photosphere, ovviamente i filmati, insomma un po' le cose tipiche. Diciamo non è proprio un software molto ricco, anzi forse è anche un pochino più ridotto rispetto al passato, da come mi ricordo io. Vi faccio vedere le foto. Quindi foto molto buona a mio avviso. Le macro vengono molto ma molto bene. Ad esempio, vi faccio vedere questa. Vedete anche le stelle sono molto belle. C'è tra l'altro l'effetto HDR Plus che è molto bello, riesce a vivacizzare tantissimi colori, però a rendere comunque sempre in modo naturale, quindi senza stare lì insomma a sfalsare la resa, e è veramente un'ottima funzione. Diciamo che la resa è molto buona. Comunque poi voi andate poi a guardare il focus sul sito, vedrete poi tutte le foto belle caricate, insomma. E potrete, diciamo, fare un'idea migliore. Per quanto riguarda i video, sono ottimi. Vi faccio vedere qualcuno. Esempio, vediamo un po' dov'è. Vabbè, uno a caso, diciamo questo qui. Ovviamente, è un filmato in full HD. I colori sono molto ben registrati, quindi riprodotti. E anche l'audio, veramente ottimo, devo dire. Magari vi faccio sentire anche uno fatto di un po' più recente, esempio l'altro giorno, esempio era questo. Vabbè, comunque si intuisce come quindi la qualità anche dell'audio è veramente molto buona. La pecca che in realtà io do alla fotocamera principale in realtà è il fatto che ci permette di scattare foto soltanto in modalità 4 terzi, non in modalità 16 noni. Diciamo che purtroppo è una pecca del software di Google. Se poi a voi interessa, comunque scaricatevi un software alternativo e potrete anche fare insomma foto in formato 16 noni. Una cosa interessante che volevo farvi vedere è l'applicazione Foto, che in pratica è sempre una galleria che poi integra ancora più i servizi di Google e che permette di creare anche dei mini filmatini scegliendo delle foto. Ad esempio, faccio una cosa proprio casuale al massimo. Vabbè, questa, sempre questa, mettiamoci questa. Vabbè, questa è qui. Mi permette proprio di creare un mini filmatino. Anzi, lui di norma lo crea comunque in automatico, con tanto di possibilità di inserire varie tipologie di musichette e di scegliere proprio degli effetti grafici, quindi magari proprio dei filtri, ad esempio. Ne faccio vedere uno molto carino, aspetta, vediamo un po' qual era. Non grandi spazi, non lo fai. Comunque vedete come ce ne sono veramente molti. Ecco, questo qui è ricordo, molto simpatico. Molto carino, quindi ovviamente potete anche salvarli e quindi condividerli su qualsiasi social network, insomma, volete. Quindi passiamo a vedere come si comporta un po' in ambito audio, magari ascoltando una canzone tipo questa.
Allora, come qualità è buona. Come volume direi che è nella media, onestamente non l'ho trovata né troppo bassa né troppo alto, almeno con queste canzoni che ho acquistato sul Play Store che hanno la qualità 320 kbps, con le cuffie regolari. La qualità è molto buona, il volume è molto forte. L'unica cosa che mi sento di contestargli è il volume dell'audio per quanto riguarda le suonerie e le notifiche. Alcune sono molto basse. Allora, diciamo che io personalmente mi sono trovato male. Comunque, quando ho ricevuto chiamate, pare che ho sentito tranquillamente queste suonerie. Però, diciamo anche che se ci davano qualche decibel in più, non è che ci faceva insomma schifo. Tanto che, infatti, Google comunque sembra aver ascoltato alcune di queste critiche di questi primi giorni. Infatti, sta lavorando, diciamo, un fix che aumenti di qualche decibel, insomma, questo volume delle suonerie. Le suonerie, in realtà, anche lo stesso discorso vale per le notifiche, non è proprio altissimo. Diciamo che io personalmente non sono stupito, perché comunque, testando molti smartphone, soprattutto negli ultimi 2 anni, mi sono reso conto che moltissimi prodotti, anche buoni, con comparti audio ottimi e che in qualsiasi ambito avevano magari un volume forte e una qualità audio appunto altissima, poi magari andavano a cadere un po' su questa cosa delle suonerie, nel senso che c'erano magari le suonerie mediamente basse, comunque medie, diciamo, che non erano molto squillanti. E quindi diciamo che Nexus 5 alla fine in fondo non fa altro che allinearsi, insomma, un po' a questa sorta di andazzo, ecco, un po' strano. Ad ogni modo, facciamo anche la chiamata alla Vodafone, un attimino che non posso far vedere i numeri per questioni di privacy. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone, per tenere Ops. sotto controllo. Allora, qualità della voce sinceramente è così così, a volte un pochino gracchiante e anche qui il volume sinceramente non è alto, qua è un po' così così veramente. Diciamo che non sono stupito nemmeno da questo punto di vista, anche qui siamo un pochino nella media degli smartphone. Ovviamente si poteva fare di più, probabilmente magari con questo fix di Google comunque si potrà anche riuscire ad avere un via voce un pochino migliore. Poi passiamo a che cosa? Ah, ovviamente alla navigazione web. Magari andando sul nostro sito. Browser preinstallato ovviamente Chrome, come al solito. Chrome che tra l'altro era già molto veloce, strafluidissimo su Nexus 4 perché comunque andava rende forte con lo Snapdragon S4 Pro. Qui abbiamo Snapdragon 800, quindi è ancora meglio, insomma, sinceramente, ormai la navigazione web un po' tutti i device riescono comunque a gestirla alla perfezione. Vedete, comunque, scrolling ottimo, pinch to zoom straveloce, la rotazione praticamente anche non abbiamo nessun problema. Vediamo un po', ops. Andiamo su un altro sito, magari il corriere.it. Anzi, Corriere dello Sport. La tastiera è molto buona, ovviamente non lagga minimamente, nemmeno quando la mettete sotto stress. È sempre strafluida, quindi è impossibile che praticamente lagga. Ecco qui, praticamente abbiamo una bellissima pubblicità. Ecco, no? Si sta aprendo. E vedete, anche il Corriere dello Sport è praticamente strafluido. Di solito è un sito molto pesante. La fluidità è totale. Così il pinch to zoom, rotazione e doppio tap. Devo dire che la qualità è veramente molto buona perché comunque abbiamo uno schermo molto bello, 5 pollici Full HD, però onestamente dico anche che non c'è tanta differenza rispetto a uno schermo 720p, almeno per quanto riguarda la navigazione web. Ormai più o meno siamo lì, insomma. Forse ecco lo Full HD l'ho apprezzato, diciamo, in altri ambiti. Vabbè, qui chiudiamo, comunque navigazione web quindi di ottimissimo livello. Poi c'è da far vedere qualche gioco, esempio Asphalt 8,
tipo questo, vediamo un po', sì. Ovviamente con Asphalt 8 sfruttiamo anche l'OpenGL S3.0, quindi si può settare il programma, la grafica al massimo livello, anzi in realtà è proprio lui che già l'ho imposta al massimo livello. Vediamo un po' dove sta, vabbè, gara singola. Fortunatamente i caricamenti, come vedete, non sono molto lunghi perché comunque abbiamo un hardware super potente. Vabbè, penso si intuisca come in ambito ludico si comporta la grandissima, perché abbiamo comunque la GPU Adreno 330 che di fatto è la più potente attualmente tra quelle mobile, supporta, ripeto, anche le OpenGL S3.0, quindi abbiamo proprio una capacità di gestire i videogiochi praticamente perfetta, è fluidissimo, il processore è potentissimo, quad core fino a 2,3 GHz, la GPU è la più potente, quindi vi divertirete tranquillamente con i giochi, quelli più avanzati. Quindi direi di tirare la conclusione su questo Nexus 5, che è veramente uno smartphone in grado di garantire un'esperienza quotidiana fantastica. Questo grazie al fatto che da un lato abbiamo KitKat, che in generale porta tante novità e migliorie, dall'altro abbiamo una fluidità pazzesca dovuta al super hardware e all'ottimizzazione di Google. Molto bello anche il display, così come la piacevolezza di utilizzo dato dal rivestimento gommato. Poi ovviamente non è che è lo smartphone perfetto per ogni cosa, ad esempio abbiamo visto come la fotocamera ha fatto un bel salto di qualità, però è innegabile che ci sono comunque smartphone che ce l'hanno migliore, oppure che vi danno un software fotocamera più ricco in termini di funzionalità. Idem per l'audio, questo è buono, però ci sono smartphone che hanno un sistema audio più avanzato. Mi viene in mente ad esempio il Boom Sound di HTC One. Però poi al tempo stesso, diciamo, detto questo, bisogna anche dire che sarebbe un errore pensare che siccome costa 350-400 euro, allora vale poco oppure ha componenti scadenti. Diciamo niente di più falso, perché a parte che sarebbe come giustificare il fatto che questi produttori ogni anno ci ammazzano con l'aumentare dei prezzi, e poi semplicemente perché non esiste il telefono perfetto, diciamo esiste il telefono perfetto per le vostre esigenze. Ad esempio per me Nexus 5 surclassa in molti aspetti, smartphone che costano 600-700 euro, magari in altri è buono. Però appunto questo discorso vale pure al contrario, nel senso che ci sono smartphone che costano 600-700 euro, che sono eccelsi magari per certi aspetti, magari buoni in altri. Quindi diciamo che ogni prodotto, diciamo, alla fine ha i suoi pro e i suoi contro, poi sta a voi decidere e giudicare se un prodotto vale 350, 400, 500, 700 e via dicendo, insomma. Come sempre, in tutte le cose ci vuole equilibrio nel giudicare. Ad ogni modo, è innegabile che il Nexus 5 sia uno smartphone dal rapporto, diciamo, qualità-prezzo praticamente imbattibile. Quindi, se siete interessati a un ottimo device, con l'esperienza pur Google, e cercate magari la miglior longevità possibile in termini di aggiornamenti, allora Nexus 5 sicuramente fa per voi. E con questo è tutto, spero di aver fatto una buona recensione, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!